sera siamo qui con Tedesco, autore di un gol nel 4-1 dell'MDM sul Real del team. Diciamo uno scontro al vertice che poi vedete agevolmente. C'erano molte assenze nella, diciamo, nella loro squadra, però voi avete meritato, appunto, diciamo, meritando e legittimando anche il gol. È stata una bella partita proprio perché volevamo ripetere la bella prestazione fatta all'andata con un 9-0. Anche questa volta noi avevamo delle persone, diciamo, in lista assenti e sono state sostituite da altre persone abbastanza e devo dire molto molto concentrate, che ci hanno permesso comunque di realizzare questo importante risultato. Devo dire una cosa molto bella, che questa secondo me è stata la partita più corretta di tutto il campionato, senza alcun fallo cattivo, in modo da sponsorizzare questo torneo, questa organizzazione, proprio in virtù del fair play. All'andata, diciamo, c'era stata altre partite, è stata una bella partita combattuta con delle belle reti e soprattutto molto molto bella. Ho un'amicizia particolare con Riccardo Guarino, portiamo avanti tante belle cose e questa è stata una. Mi fa piacere. Quindi, diciamo, voi venivate da una sconfitta, cioè una sconfitta, diciamo, con dei piccoli partiti. Veramente un po' inaspettata, inaspettata. Dov'è il Zumbri? Però, diciamo, vi siete presi una bella rivincita, adesso avete dato un segnale forte al campionato. Ci tenevamo soprattutto perché questo è uno scontro diretto, noi a 10 e loro a 9. E abbiamo iniziato in classifica con un commento sulla doppietta di disarmo ogni volta che viene da lì. Fortunatamente sì, dei gol, diciamo, ma comunque molto molto particolari, importanti, che legittimano il nostro risultato. Un bel gol anche di Aiello, un mio gol con azione stesso con disarmo, lo due, bella partita, corretta, con un risultato. Una cosa, non so se li conosci, però secondo te ci mancavano Leone, Antonio e Coglitore Infortunato, diciamo, sono i Coglitore due che sono all'inizio, con i loro migliori uomini, secondo te poteva cambiare qualcosa? Io, questa è una valutazione che non posso fare, perché all'andata giocammo noi in 8 e loro inizialmente in 6, quindi facendo, diciamo, riferimento a quella partita non riuscivo ad apprezzare il valore di questi giocatori, perché comunque eravamo inizialmente in superiorità numerica, quindi avevamo più spazi, tant'è vero che poi da noi a 0, 8-1 all'andata. Adesso ci tenevo comunque che giocasse Riccardo con la sua squadra, proprio perché volevo che l'MDM giocasse realmente con gli altri al completo, l'uno e l'altro. Speriamo di rivederli al completo, perché questo, diciamo, è il match più emozionante del torneo. Questa è stata la partita più bella, ripeto, un scontro diretto, più leale, è stata proprio una bella partita, sono contento. Ok, allora complimenti. Grazie. In bocca al lupo per il prossimo. Semifinale e per la finale, speriamo. Chiudiamo? Buonasera, abbiamo qui con noi Cuozzo, protagonista della vittoria per 3-2 dello Studio Legale Guarino contro Griffin. È una partita molto equilibrata, anche molto tesa, però siete riusciti in un po' di... Fortunatamente con un po' di fortuna l'ultima tutto ci abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato variazioni dove potevamo passare in vantaggio, però fortunatamente va bene. Diciamo, abbiamo visto un po' qualche screzio anche dagli avversari. Non ho capito che cosa bene, che cosa è successo tra l'arbitro e qualche avversario, qualche pallone di troppo è volato nel finale, però tutto sommato siamo tutti quanti amici. In generale la partita è stata tranquilla. No, abbiamo, cioè, ci sono i falli di gioco, perché è un gioco maschio, però quando ci diamo una mano, quando cazziamo, tutto a posto. Io adesso questa vittoria, dopo l'inizio del torneo un po' altalenante, siete entrati, diciamo, quasi con gli stessi punti del Real del team. Diciamo che noi siamo in riso, poi il presidente ci ha cazziato più volte, quindi non potevamo venire. E adesso, diciamo, arrivano le partite importanti, perché sono le semifinali. Diciamo che noi, diciamo, carburiamo con calma, nelle partite finali diamo il meglio di noi. Quindi è una partita secca, giuri di giocartela con chiunque. Sicuramente, tranne contro il presidente, perché se ci presidente è il presidente. Qui c'è conflitto di interessi. Lui vince sempre, in qualsiasi caso vince, quindi non possiamo fare niente. Va bene, allora in bocca al lupo e complimenti per la vittoria. Grazie.